Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come cambiare regione su Steam attraverso una VPN gratuita. Ovviamente tutte queste VPN sono costose e quindi sono riuscito a trovare solamente alcuni paesi che possiamo utilizzare su questa VPN Proton VPN, link in descrizione per scaricarla e niente, una volta scaricata, ragazzi, dovete farvi l'account e accedere a questa Proton VPN. Una volta fatto, connettetevi a un paese. Io mi connetto ai Paesi Bassi, faccio connetti. Mi connetto così a un indirizzo IP dei Paesi Bassi. Qui c'è ancora il Giappone, quindi io adesso vado un attimo ad aggiornare la pagina del negozio. E visto che è in Europa, euro, quindi ritorno a mettere, non so, adesso metto Stati Uniti d'America, quindi faccio così. Stati Uniti. Ed eccolo qua, Stati Uniti. Ecco. Riaggiorno così il negozio. Ed eccolo qua. Dollaro. Ok. Clicco sul gioco che voglio comprare. Non che ne so, metto a caso, metto aggiungi al carrello. E qui su paese possiamo cambiare quindi a Stati Uniti, Italia. Se io adesso rifaccio di nuovo questa cosa, metto Giappone. Di nuovo. Connetti. Stati Uniti, oh, aspettate, libreria, negozio di nuovo, carrello 2, questo è il gioco, Hogwarts Legacy, rimuovo questo, paese Giappone oppure Italia, ok Italia, questo 5 euro, vado sul Giappone, ci sono Giappone, giapponese, ed eccolo qua, quindi io vi consiglio veramente di comprarvi una VPN per cambiare regione su Steam, perché attraverso Steam non sono riuscito a cambiare l'impostazione perché è un casino, quindi devo chiedere anche supporto a quelli di Steam e quindi ho fatto subito subito grazie a questa Proton VPN. E comunque costa, cioè, c'è un costo mensile. Quindi se passate al piano superiore sbloccherete altri paesi. Ed eccoli qua, altri paesi. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial. Ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!